Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ovvero l'isola solitaria dell'armatura. Il primo DLC insomma, poi ci aspetterà a novembre o quando sarà la seconda parte. Nello scorso episodio abbiamo finalmente fatto evolvere Cab Fu nel tipo lotta buio, ho deciso di fare questa variante in questo let's play su Pokémon Spada. E nell'episodio di oggi continuiamo la nostra avventura per vedere un po' dove ci porta il DLC in generale. Prima di iniziare però, come al solito in descrizione trovate tutti i link utili sia per seguirmi sul sito Viola delle Live, sia per acquistare questo DLC scontato che risparmiare non fa mai male, e anche la playlist nel caso siate venuti qua dal primissimo episodio o altro per seguire e recuperarvi altri episodi che magari avete perso. Detto ciò, oltre ai miei socials che trovate, possiamo proseguire e tuffarci all'interno del dojo e vedere un po' cosa si dice il vecchietto. Vediamo un po' cosa ci vuole comunicare. Vediamo un po'. C'è Hop! Ehi là! Ciao Frozen, bentornato! Mi dicono che ti stai dando da fare con gli allenamenti qui al dojo. Che ci fai qua? Proprio la reazione che mi aspettavo. Mi fermo qui sull'isola dell'armatura per un po' per indagare sul Dynamax. Ma siete proprio amicicci voi due, eh? Hop è venuto a chiedere il permesso di campeggiare qui. Ma è troppo uno sbatti, così gli stavo dicendo di fermarsi qui al dojo con noi. Sarebbe il massimo per me, ma non vorrei disturbare. Tranqui, qui al dojo sono tutti benvenuti. E poi sei il fratello del mitico Dandel, per noi sei uno di famiglia. Effettivamente anche mio fratello da piccolo è stato in questo dojo. Va bene, signor Mustard, starò da voi per un po'. Bella lì, festa, più siamo meglio è. A proposito, ho qualche info da darti su Urshifu, Urshifu? L'evoluzione di Cab Fu. In teoria, Urshifu ha il potenziale giusto per un Gigamax da paura. Il problema è che non sopporta la Zupamax, perché i funghi Max non li può vedere neanche con il telescopio. Per fargliela bere, bisogna aggiungere una cosetta che si può raccogliere sull'isola dell'armatura. E quella cosetta è? La cosetta è? Quella cosetta è? Eh? Non me lo ricordo più. Ma cosa, è uno scherzo? Sei un simpa, più di Dandel. Quella cosa che rende la Zupamax appena tollerabile per Urshifu ha a che fare con un Pokémon. Già che ci siete, potete mettervi a cercarla insieme. Capito, no? Beh, io mi schiodo. Sì, sì. E va a giocare a Pokémon Quest. Dannato! Sarebbero questi gli allenamenti che vi fanno fare qua? Non so bene di cosa sta parlando, ma adesso sono curioso di sapere cos'è quella cosa. Comunque mi sembra di aver letto qualcosa su Urshifu su un libro. Dovrebbe essere il Pokémon Kung Fu che vive sui monti in una regione lontana. Sì? Ma come, non lo sai? Non è uno dei tuoi Pokémon? Vabbè. Mi sembra di ricordare che vada matto per un nettare molto appiccicoso. Chi produce il nettare? Le piante! E le piante dove si trovano? Nei boschi. Ti do una mano a cercarlo, può anche tornarmi utile per le mie ricerche sul Dynamax. Facciamo a gara chi arriva prima al bo... Ecco. Chiaro, chiaro. Strano che non ci fossero ancora gare con... Hop. Vabbè dai, andiamo nel bosco, dobbiamo fare una quest, suppongo. Dobbiamo recuperare sto nettare da darlo al nostro Pokémon per farlo finalmente gigamaxizzare o dynamaxizzare. Sono curiosissimo di vedere questa forma Gigamax. Ho già visto l'altra, questa ancora no, infatti non me la ricordo, perché appunto non l'ho mai vista. Forse non ci ho semplicemente fatto caso. Allora, lui ha detto che dobbiamo andare al bosco. Ciao bello, eccomi. Vediamo cosa ci dice. Non ne potevo più di aspettarti. Non è come al bosco Brill Labirinto. Qua c'è una fassurda e si suda un sacco. Io e Sonia ci siamo divisi il lavoro e a lei è toccata una gelida landa innevata. Riferimenti al secondo DLC. Se potessi dare a lei un po' di questo caldo staremmo tutti e due una meraviglia. Mentre ti aspettavo comunque mi sono informato e sembra che qua nel bosco vivano dei Lilligant e degli Applin. Potremmo prendere un po' del nettare che piace tanto a Urshifu dai fiori e dai loro frutti. Ok. Oh, un Petilil, l'evoluzione di Petilil e Lilligant, il Pokémon che stiamo cercando. E dov'è l'altro? Non mi sembra molto in forma però questo Petilil. Sì, ecco cosa di strano. È ancora piccolo, che si sia perso? Probabile. È da solo. Oddio che bellino come cammina. Oh no, ti sei davvero perso. Ma non mi molla più. Non possiamo abbandonarlo qui, bisogna cercare i genitori. Prova a vedere se riesci a trovare un Lilligant. Io non posso muovermi. Ok, cerchiamo un Lilligant. Kotago Fest. Dannati Pikachu. Sbucate dalle dannate pareti. Allora, Lilligant, vediamo dove sei. Oh, qua c'è un Tangrove.
Ma dubito che sia qui. No, ma mi raccomando, mettetemelo più lontano, tanto. Oh, eccolo. Ecco qua l'Elegant. Dobbiamo parlarci. Pensavo facesse qualcosa. Sì. Ha deciso di seguirti. Accompagnalo al luogo. Ok, quindi adesso ho tipo 8000 Pokémon che mi seguono. Ho 8000 Pokémon che mi seguono. Ok. Aspettiamo che ci raggiunga. Ok, perché a differenza di Urshifu non è assolutamente veloce. E non è obbligatorio che ci segua, giusto? Ok. Speriamo che non ci siano... Ok. Pokémon strani qui. Ecco che ci sta seguendo, ottimo. Passimian, bello. Prima o poi lo catturo. Sta arrivando? Sì, eccolo qua. Ok, dovrebbe essere tipo qua. Sì, ecco che ci segue. Oh, eccoci qui. Siamo arrivati. E mo? Ah, sto parlando con lui invece che con Hop. Ok. Sei riuscito a trovare Lilligant. Che bello che è Lilligant, madonna. Sembrano molto felici di essersi ritrovati. Che ti stia ringraziando? Oh, penso. Credo. Ma questo è il nettare del tuo fiore, Lilligant? Mi ha dato il nettare. Esageratissimo nel saluto. Petiril, Lilligant, arrivederci. Frozen Lilligant ci ha dato un po' del suo nettare. Speriamo che sia quello bello denso come piace a Urshifu. Ne assaggio un po'. Non mi sembra molto denso, ha una consistenza un po' acquosa. Mi sa che non è questo. Non era il nettare che stiamo cercando, ma almeno abbiamo fatto una buona azione. Bene, cerchiamo il nettare di Applin allora. Ok, seguiamolo. Stavolta però lo seguiamo in bici, visto che non abbiamo più Lilligant dietro. Ok. Dov'è andato Hop? Che ogni 3x2 mi viene da chiamarlo How. Che sia qua. C'è Applin. Applin. Questo Applin se ne sta andando però. Applin, aspetta. Seguilo. 10-10 finito sull'albero, ovviamente. Che strano, ma dove è finito? Sono sicuro di averlo visto scappare da questa parte. Cerchiamo Applin. Beh, scutiamo l'albero. È lì sopra, è palesemente lì sopra. Sembra una di quelle scene negli anime dove c'è un pezzo che si sta per rompere ed è palesemente diverso da tutto il resto. Quest'albero di bacca ha qualcosa di strano. Aia! Mi è caduto in testa. Attento, ci sta scappando di nuovo. Frozen, ma non ti sembra di avere la testa un po' umida? Deve essere il nettare di Applin. È scappato, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Vediamo se il nettare è denso come piace a lui. Proviamo... Sembra più simile a un succo. Mi sa che non è quello che cerchiamo. Né il nettare di Lilligant, né quello di Applin. Erano abbastanza densi per i gusti di Urshifu. Il nettare dei fiori e dei frutti è dolce, ma è poco denso. Siamo venuti nel bosco per cercare delle piante che diano nettare, ma forse ci siamo sbagliati. Ah, un venipede! Che strano trovarne uno qua. È un Pokémon carinissimo, ma trasforma tutto ciò che assorbe all'interno del suo corpo in un veleno densissimo che lo rende molto pericoloso. Ma certo, le piante producono nettare, no? E noi dobbiamo trovare un Pokémon in grado di usare quel nettare per produrre... del miele denso? Esatto, e ovviamente i Pokémon che raccolgono il nettare dalle piante sono... i Pokémon alveare. Devono essere sicuramente i Pokémon alveare, conosciute anche come Vespiquen. Ne hai visto uno? Vediamo, dove potremmo trovarli? Dovrebbero esserci sull'isola esagonale vicino alla Torre Blu. Cosa stiamo aspettando? Fiondiamoci lì.
Ok. Quindi andiamoci immediatamente lì. Dove... Allora, vediamo un po' nella mappa dov'è questa isola esagonale. Vediamo. Ah, è qua. Ok, dobbiamo uscire e passare dall'acqua in caso. Va benissimo. Non mi sembra una cosa troppo complessa da fare. Quindi dobbiamo uscire dal bosco, da qui. E tuffarci nell'acqua, letteralmente. Comunque i nomi che hanno utilizzato sono carini, tipo acquitrino fresco. In che senso? Ok. Scappiamo. Dove andiamo? Dovrebbe essere lì dove c'è quell'albero? Stavo per sbattermi. Sì, 8500 Starius, Starmi, eccetera. Bellissimi. Oddio, oddio. No, 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 no. Quello è Sharpedo, quello è Sharpedo, quello è Sharpedo. Scappiamo. Eccoci qua. È questo? Credo. Sì, eccolo lì. È lì, Hop. Ma guarda, ci sono i combi qua. E ci sono alveari a manetta. Cioè, alveari. Ci sono tane di Dynamax e Gigamax a manetta. E prendiamo anche un disco tecnico con Sfera Polline. Ok, parliamoci. Da questa parte. Qui intorno ci sono dei combi. Ma di Vespi, quindi, con del buon miele appiccicoso, neanche l'ombra. Aspetta, il rivelatore di punti energetici che mi ha prestato Sony ha captato qualcosa. Punta verso l'albero al centro dell'isola. Dai, esaminiamo quest'albero. Non me la racconta giusta. Ok. Aspetta però. Siccome non mi fido. Siccome non mi fido, facciamo che mi riaggiungo in squadra Charizard, visto che abbiamo menzionato un Vespiquen. Mi viene molto più comodo. Vai. Vuoi scuotere l'albero? Sì. Arriva un profumo dolce e intenso. Che succede? Cosa? Oh no. Cosa? Sì, è un Vespiquen, palesemente. Dall'albero è uscito qualcosa e ti trascina in una tana di Pokémon. Ok. Fammi indovinare. Un Vespiquen. Classico. Siamo dentro una tana. Abbiamo un Charizard. Si può gigamaxare. Può fare gigavampa. Direi che sia arrivato il momento. Facciamo gigavampa. È arrivato il momento di one shotarlo. Madò, che strana l'idea del Gigamax e del Dynamax. Pensandoci, è veramente veramente strana. Ed ecco qua, abbiamo un Charizard contro un Vespiquen. Cosa succederà adesso? A parte one shot, che non arriva. Attenzione, niente one shot. Mi aspettavo di sì. Vabbè. Qua arriva un Dynajet. Madonna, ma fa malissimo. Ma cosa gli hanno dato a questo Vespiquen? La velocità aumenta. Ecco, vedi. Allora, questo potrebbe essere un problema. Perché se mi shotta, è finita. Cioè, game over. Ok, no. Attacchiamo prima noi. Ok. Ok, uff. Mi ha preso un po' un colpo. Ma io questo Vespiquen comunque lo vorrei catturare. Se si può. Si può? No, non si può, mi sa. No, non si può. Mi aspettavo di sì. Peccato. Gli urti generati dall'intensa lotta hanno fatto cadere dello strano miele dall'albero. Favo di miele, Max. Miele prodotto dai Vespiquen Dynamaxizzati. Se aggiunto alla Zupa Max la rende molto saporita. Ha anche gli stessi effetti di un revitalizzante Max. Chi se l'aspettava di vedere all'improvviso un Vespiquen? Che colpo, quasi svenivo. Non c'è dubbio, questo miele appiccicosissimo è proprio ciò che cercavamo. È il cibo di cui va ghiotto Urshifu. Il rilevatore di punti energetici reagisce a questo miele, non c'è da stupirsi.
Oltre ai funghi, Max, sull'isola dell'armatura si trova anche del miele infuso dal potere del Dynamax. Quanti misteri. Vale proprio la pena approfondire, eh? Beh, ora che abbiamo quello che cercavamo, torniamo al dojo. Torniamo immediatamente al dojo, sì. Allora, quindi, tornando al dojo, facciamo direttamente mappa. Così non dobbiamo farci la strada al ritroso, perché tanto non ci serve farla. Eccoci qua. Che strano sto render di Charizard messo così. Eccoci tornati. Bella lì, ci si rivede. Aspetta un po', cos'è sto odore dolce? È il profumo di quella prelibatezza che fa impazzire Urshifu, il miele Max. Ne abbiamo raccolto un sacco. No, rispetto totale, siete due schegge. E quando io e Frozen uniamo le forze valiamo per 100. Bella zio, e pensare che non vi ho nemmeno dato una dritta su come trovarlo. Ci state troppo dentro, ragazzi. Lo sapevo che in realtà non si era dimenticato. Forse sì, forse no, boh. Scommetto che Urshifu berrà la zuppa, Max, se ci aggiungiamo del miele. Beh, ciccio, credo proprio di averti insegnato tutto quello che dovevo insegnarti. A questo punto mi sa proprio che posso sfidarti senza trattenermi. E mi sa pure che dovrò ricominciare ad allenarmi un botto anch'io. Quando ti senti pronto per una sfida contro di me, fai un salto all'arena dietro al dojo. Stai in campana però, che farò sul serio. Ok, boss, va bene. Os, proprio. E se ne va proprio, via. Il maestro ha detto che non si tratterrà. Chissà quanto è forte quando fa sul serio. Pensa solo che è stato il maestro di mio fratello. Scommetto che è straordinariamente forte. Questo è poco ma sicuro, Frozen. Comunque, resta concentrato quando lo affronti. Beh, ora di riprendere le mie ricerche. Metticela tutta anche tu. So che sarai un asso come sempre. Verrò a fare il tifo per te quando affronterai Mustard. Ci si vede? Ciao bellissimo, alla prossima. Allora, io direi di fare la zuppa. Sì, allora, diamo una bella zuppina a Urshifu. Vai. Ora può gigamaxizzarsi. Ok. Pretty good. Lo sposto e metto primo perché non vedo l'ora di provarlo. Facciamo una bella lotta. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, ma ora che ci penso, non è detto che abbia solo un Pokémon. Quindi facciamo che... torniamo un attimo indietro, va. È tempo di mettere anche altri Pokémon in squadra. Però sta cosa finisce male. Ma io metterei, vabbè, come al solito, Toxtricity. Burst no, perché abbiamo già Charizard. Un bel Zacian che non fa mai schifo. Orbital, che picchia come un fabbro quando se ne ricorda. E Runerigus, che da sempre fa parte della mia squadra. E con tutta la fatica che ho fatto per ottenerlo, come minimo vorrei sfruttarlo al massimo per quest'ultima sfida, penso. Dovrebbe essere l'ultima sfida. Let's go. Eccomi qua. Bella lì, siamo alla resa dei conti. Te la giochi con me, ci sei? Top, batti 5. È proprio la risposta che volevo. Andiamo, si comincia. Siamo pronti. Siamo pronti. Senti un po', ciccio, sai cosa pensavo? Anche se ci hai tirato un bel pacco presentandoti al dojo al posto di un altro, è stata una mossa troppo giusta. Sai che ti dico, zio? Che mi hai proprio fatto un favore. Una roba così mitica non mi capitava da una vita. Anche se sono un Matusa c'è poco da fare, c'ho troppo la fissa per le lotte serie. Bella lì. Diamoci una mossa, parte la giostra. Io pretendo di rivederlo in un possibile remake di Yoto. Voglio troppo vederlo. Allora, Min Shao, che dovrebbe essere di tipo lotta. Let's go. Allora, finalmente un avversario degno di questo nome. Il mio spirito combattivo freme. E ora che ho mostrato i frutti dei vostri allenamenti. Intendi quelli che ho fatto altrove e non di certo sopra la tua isola, vero? Facciamo una bella cozzata zen. Penso che possa bastare. Oh no. Tutto mi aspettavo fuorché che avesse retromarcia. La fortuna mi sta sorridendo. Cioè davvero. Abbiamo preso tra l'altro forza interiore, ok. Mian Shao se ne va. Chi manda in campo? Luxray.
Dovevo troppo fare terremoto, me lo sentivo. Forza interiore ha annullato. Mi è piaciuta questa scena. Mi è piaciuta, aia. Aia, me lo concedete un aia. Un attimo di distrazione può essere fatale, già, proprio come me in questo momento. Citazione. Aspettavo solo questo. Bene, hai delle basi solide, ma non è sufficiente per vincere. Ma io direi che è ben più che sufficiente, zio. Allora, vediamo un po' chi manderà adesso. Corviknight. Per Corviknight direi che... può andare bene un Toxtricity, non mi va di mandare sempre Charizard in campo. Tanto abbiamo due Pokémon super efficaci in entrambi i casi, quindi. Tra l'altro sempre basso, Toxtricity in stile basso. Chitarra non l'ho mai avuto. Bene, spariamo una bella mossa Overdrive. Facciamo un bel Overdrive, vediamo cosa succede. Succede che one shotta. Madonna che dolore questo Corviknight, poveraccio. Il prossimo sarà... non ho visto, però... 9 su 10. Se mando Zacian faccio una cosa bella. Ho premuto B per sbaglio. Quindi non me l'ha fatto vedere. Come on, ok. Ok, dai, ci può stare. Si attiva l'abilità di Zacian. E adesso spariamo un bel taglio maestoso. Dovrebbe bastare. Poi è sempre bellissimo da vedere. È sempre bellissimo da vedere. Forza sfera. Questo fa male. Neanche troppo. Mi aspettavo più danni. Facciamo semplicemente sgranocchio. Ok. Meglio non sprecare. Taglio maestoso. Tutti che decidono di salire improvvisamente. Allora, abbiamo di nuovo Min Shao. No, non cambio. Direi che spariamo un taglio maestoso a Min Shao. Bruciapelo! Ma è pronto per il competitivo questo Min Shao. Lo usavo con un moveset esageratamente simile. Aveva retromarcia. Vabbè, bruciapelo. Poi, se non mi ricordo male, breccia perché avevo fatto un moveset super specifico. Poi non mi ricordo nello specifico perché l'ho usato anni e anni fa. Ma era uno dei miei Pokémon preferiti in quel team. Spaccava veramente tanto. Allora, iniziamo a mandare il nostro Beniamino per questo let's play. Che non vedo l'ora di vederlo giga. Manda in campo un bel Lycanroc che dovrebbe bastare qualche mossa di tipo lotta. Tipo zuffa dovrebbe andare bene. Levitroccia. Va bene. No problem. Easy. Easy peasy. Non switcho nonostante tutto. Perché voglio lottare al massimo. Adesso viene il bello. Cerca di non rimanere incantato davanti alla mia forza. Vabbè, era canonico che l'ho visto anche lui. Standard. Eccolo qui. Allora, facciamo questa qua e facciamo un bel Dynajet. Vediamo come va a finire. Vediamolo. Mai visto. Se l'ho visto non me lo ricordo. Non vedo l'ora di scoprirlo. Sì, vabbè. Ma è spettacolare. È bellissimo comunque. Anche lui, eh? Polverizza l'avversario con i tuoi pugni giganteschi. No, vabbè, il vecchietto comunque quando tira la bolla è bellissimo. Ah, ma il suo è... oh! Il suo è l'altro! Vediamoli. Sono bellissimi. Sono veramente bellissimi. Uno è rosso, l'altro è blu. Dynapugno, vai, dacci dentro. Fa malissimo, vero?
Dio mio. Cioè, ok, che è super efficace. Però così esageriamo veramente, Certo che quello lì acqua è bello, veramente. Ma andiamo Orbitol, che comunque è super efficace. Vediamo quanto tipo... vabbè, ma che è? Levito roccia si sente. Vediamo se riesce a resistere alla potenza di questa mossa. Cosa fa? Giga pluricolpo. È un po' esagerata come mossa, caro mio. È un pochino esagerata. Non me l'aspettavo così potente. Vabbè, vediamo Zacian cosa riesce a combinare. Aumentiamoci l'attacco come... come giusto che sia. Facciamo... un danza spada e poi spada solenne, se riusciamo. Se non ci shotta prima, magari. Daina pugno, vediamo. Vabbè, ma fa un male cane. Fa un male cane, porca miseria. Ci ha aumentato l'attacco, però finisce. Il Gigamax. Oh, comunque bellissimo, per adesso bellissimo. Vediamo anche la differenza di posizione tra i due. Questo è più boom. L'altro è più come l'acqua. Facciamo spada solenne. Penso che possa bastare. Siamo a più 2, vorrei dire. Ok, siamo a più 2. È bastata. Sconfitto. Ho vinto io. The best. La forza è mutevole ed effimera. Anche quando la fai tua, ti scivola via in un attimo. Ma la tua forza ora è salda e irremovibile e ti ha permesso di sconfiggermi. Le mie più sentite congratulazioni. Grazie, grazie, grazie. Molto gentile. Ho perso, nonostante abbia fatto così sul serio che più serio non si può. Come si suol dire in questi casi, l'allievo ha superato il maestro. Eccoti una versione speciale della mia card. Quella rara, vero? Vediamo. Sì, è rara. Ora tocca a me ricominciare da zero a allenarmi per batterti. Darling, ma che storia è questa? Che storia è questa? Hai perso? Oh, siete venuti per me. Che affascinante sei quando fai sul serio. Perdo la testa ogni volta. Ora che ci penso, te la sei cavata meravigliosamente. Oggi una bella zuppa, Max, non ce la toglie nessuno. Bisogna festeggiare. Lo sapevo. Anche se sei un nuovo arrivato, non sei certo l'ultimo arrivato. Oggi ti chiamerò Geniaccio. Io non sono affatto sorpreso, Frozen. Sapevo che avresti vinto. E anche a te, caro Urshifu. Sono davvero fiero di te. No, sono davvero fiera di te. Sofora, vediamo cosa dice. Beh, insomma, dovrei farti i miei complimenti. Beh, spiacente, non te li farò. Non c'è proprio nulla da festeggiare. Però lo ammetto, sono proprio tolta un... mi sono proprio tolta un peso dallo stomaco. Se sei così forte da battere il maestro, vuol dire che contro di te non avevo proprio speranze. Comunque, la prossima volta le cose non andranno così. Ti stupirò con la mia abilità, non ho nessuna intenzione di perdere. Ma davvero? Ma sentilo, che nervi! Hai proprio un carattere odioso tu, insopportabile quasi quanto il mio. Mi fa piacere sapere che te ne rendi conto. Bella raga, con questo finisce la nostra prova segreta. Eccolo che torna quello di sempre. Senti ciccio, che dici se io e te continuassimo a sfidarci per diventare sempre più tosti? Ti ispira la cosa? Bisogna tenersi pronti per quando sarà il momento. Tranqui, poi capirai a che mi riferisco. Ci sarà da flashare, zio. Beh, è ora di schedarci tutti da qui. Tutti che via. E mo? Che succede adesso? La musica spacca, come sempre. Ok, fine. Immaginavo. Tutto qua? C'è altro? Vediamo se ci sblocca qualcosa. Non ho parole. Hai addirittura sconfitto il grande maestro. E faceva pure sul serio. Un allenatore come te di sicuro riuscirebbe a superare la prova limitata. La più ostica che si sia mai vista in questo dojo. Se hai il coraggio, fammi un fischio. Ok, farò un fischio. Quindi adesso le cose da fare sono aumentare la tizia. Quindi Tania, dargli VAT e far aumentare tutto quanto quello che c'è nell'isola. O eventualmente continuare a trovare i Diglett, a esplorare l'isola, a fare un
po' tutto quello che rimane, ma robe abbastanza secondarie. Però sono raga, ma ci credete che mi è preso un colpo? Ma cioè, seriamente si muove così? Cioè, seriamente lui mi segue così? Ma è orribile. È osceno. Vediamo Toxtricity invece. Penso che sia infinitamente più bello. Sì, infatti. Madò, quanto sei sciallo. Un king. Comunque ragazzi, arrivati a questo punto, io direi che chiudiamo qua l'episodio. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo episodio. A me è piaciuto, onestamente. Le evoluzioni sono strafighe. Vi ringrazio comunque per la visione. In descrizione trovate tutti i link utili. E che dire, io vi aspetto nel prossimo video sul mio canale o un prossimo episodio sul DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Alla prossima.